Ragazzi, è iniziata ufficialmente la stagione della torta di mele e oggi ve ne suggerisco una versione davvero deliziosa con noci, senza burro e con il latte caldo. Dunque, prima cosa da fare, iniziamo con le mele. Le ho lavate bene, asciugate e adesso non ci resta che sbucciarle. Ho preso tre mele tipo golden. Utilizzate delle mele morbide, mi raccomando, non quelle troppo acerbe o quelle troppo croccanti, altrimenti l'impasto della torta non risulterà bello cremoso. Ragazzi, dobbiamo fare questa operazione molto velocemente, altrimenti le mele anneriscono, quindi intanto preriscaldiamo già il forno così è bello caldo. Le mele sono pronte, potete prenderne tre di molto grandi oppure quattro grandezza media e adesso passiamo alla parte dell'impasto, diciamo, principale o meglio di accompagnamento alle nostre mele. Tre uova che ho già sgusciato, le noci potete lasciarle così come sono oppure anche tritarle con il coltello come piace più a voi e poi insomma i soliti ingredienti, quindi ho messo anche un po' di cannella per dare quella marcia in più, diciamo, alla torta di mele. Facciamo un impasto senza burro, quindi utilizzeremo dell'olio. Utilizzate olio di semi di mais o comunque di arachide, molto delicato. All'interno di una ciotola ho versato la farina dopo averla già setacciata. Mettiamo lo zucchero di canna, quasi tutto, e teniamo da parte un po' per la superficie, così la renderà anche molto croccantina, molto intrigante. Mettiamo poi la cannella, facoltativo, il latte caldo che ho scaldato nel microonde, oppure potete scaldarlo chiaramente all'interno di un pentolino. Cominciamo ad amalgamare le polvere, quindi gli ingredienti secchi. Aggiungiamo anche, che mi ero dimenticata, un pizzichino di sale, mettetelo sempre anche nei dolci, un pochettino. Latte, perfetto. Uova. Vi do un altro suggerimento, se volete un dolce molto più soffice, potete dividere i tuorli dagli albumi e montare gli albumi a neve ben ferma, amalgamandoli poi al composto della torta di mele. Aggiungiamo poi l'olio, cominciamo a mescolare. Potete fare questa operazione anche con le fruste elettriche, Vedete come deve essere l'impasto? Piuttosto morbido, quasi liquido. Aggiungiamo poi il lievito per torte, in precedenza setacciato, e le noci. Potete anche romperle semplicemente come sto facendo io, un po' tra le mani. Ma sinceramente a me piacciono anche i pezzettini un po' grossi di noci. E ne teniamo anche in questo caso un po' da parte per la decorazione finale. Adesso giustamente mi chiederete, ma le mele come le mettiamo all'interno dell'impasto? Evitando di tagliare fettina per fettina, cosa ho pensato di fare? Prendiamo una grattugia, o meglio una mandolina elettrica, vedete, tipo questa, che poi inseriamo all'interno dell'apposito macchinario. Inseriamo dunque le mele all'interno, la ciotola la mettiamo direttamente sotto alla bocca della grattugia e tagliamo. Ci siamo quasi. Vedete, ci abbiamo messo davvero pochissimo tempo per tagliare tutte queste mele. Se volete potete anche aggiungere all'interno dell'impasto dell'uvetta sultanina precedentemente messa in ammollo e poi ben strizzata, oppure anche delle gocce di cioccolato fondente. Meraviglia! E poi del succo di limone, che secondo me dà proprio una marcia in più a questa torta. Io adoro il limone! Nel frattempo che cosa ho fatto? Ho foderato una teglia da forno dal diametro di 26 cm con la carta forno. Adesso versiamo tutto questo impasto all'interno. Così. Distribuiamo bene bene.
Se volete potete anche decorare la superficie con delle fettine di mela, però ci sono talmente tante mele che secondo me è più che sufficiente. Ci mettiamo un po' di zucchero di canna, vi ricordate che avevamo tenuto da parte prima, e un po' di noci. E inforniamo a 200 gradi in modalità statico per circa 30 minuti. La torta è pronta, l'ho lasciata completamente raffreddare, questo è il risultato. Non potete capire che profumo che si è diffuso per tutta la cucina. Allora, la prova del 9. Bella, compatta e strapiena di mele. Sapete, potete anche utilizzare questo impasto per realizzare dei muffin di mele. Guardate che bella, bella morbida. E io quasi quasi, sapete cosa vi dico? L'assaggio subito. Buonissima. Le torte di mele, ragazzi, non hanno paragoni. Sicuramente tra i miei dolci preferiti. La mangerò, oltre a questa che mangerò per merenda, domani a colazione, sicuramente per iniziare al meglio la giornata. Da Alice My Personal Trainer è tutto, ma non vi preoccupate, ragazzi, io tornerò molto presto e sarò sempre qui, puntuale puntuale, su My Personal Trainer. Ciao!